La convivenza di fatto dell'ex moglie e la nascita di un figlio dal nuovo partner fanno venir meno il diritto della stessa all'assegno di mantenimento. Il principio costituisce una presa di posizione rispetto ad un vivace dibattito giurisprudenziale che ha visto emergere due contrapposti orientamenti. Il primo considera la convivenza amore uxorio priva del carattere di stabilità, tale da giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento, Cassazione sentenza numero 1026-96 del 2010, per cui viene meno tale possibilità. Il secondo giudica la nuova convivenza idonea ad escludere la rilevanza del tenore di vita in costanza di matrimonio quale parametro dell'adeguatezza dei mezzi che devono essere garantiti all'ex coniuge in sede di separazione. Cassazione sentenza 17.195 del 2011. Tale orientamento è stato condiviso dal Collegio, che ha inoltre precisato che il carattere di stabilità della relazione dell'ex moglie, peraltro non contestato dalla stessa, appare certificato dalle annotazioni negli atti di stato civile forniti dal ricorrente e come tale idoneo a giustificare la sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento. Se così non fosse, si giungerebbe a stabilire paradossalmente che l'ex marito dovrebbe contribuire alla crescita e al mantenimento del figlio nato dalla nuova relazione instaurata dall'ex coniuge, in palese contrasto con le esigenze di rispetto di giustizia ed equità sociale.